Bene, buongiorno a tutti. Sono Nicola Magrini, direttore di AIFA e con grande piacere apro questo breve convegno su un tema molto importante, di una materia apparentemente tecnica, in realtà vitale per la garanzia dell'accesso ai farmaci in maniera costante e regolare. Questo tipo di attività che AIFA svolge per l'Italia e non solo, è molto apprezzato a livello anche europeo ed è stato particolarmente visibile e particolarmente importante la collaborazione tra tutti i, come si suol dire con un termine impropriamente usato, gli stakeholder, ma in questo caso tutti i responsabili della filiera, della lunga filiera, in particolare durante Covid, perché si è riusciti a supplire a numerose carenze o indisponibilità. Credo anche che l'operato di AIFA sia particolarmente apprezzato anche a livello europeo, di qui ringrazio il gruppo coordinato dal dottor Di Giorgio, che di recente è stato anche appointed come coordinatore del gruppo europeo della Joint Action sugli shortages, cioè le carenze. Con chiarezza in questo volume, in questo volumetto, si cerca anche di rendere più chiara la doppia natura delle carenze, che credo sia servita molto in questi mesi, forse ormai anni, al lavoro di questo gruppo, e cioè separare nettamente le carenze vere e proprie o mancanze produttive, che hanno a che fare con la filiera produttiva e spesso hanno anche generato tensioni, ma sono forse la parte minore o minoritaria, dalle indisponibilità, di cui il titolo, forse non perfettamente intuitivo o non facile, ma della indisponibilità legate alla complessa catena distributiva che ha complessità che vanno anche oltre gli scenari nazionali. Di qui la natura di come un'amministrazione tecnica o una struttura tecnica di riferimento nazionale come AIFA ha cercato di aprire, costruire un tavolo, uno spazio di discussione, uno spazio di ragionamento comune con tutti coloro che sono parte di questa filiera e che hanno redatto questa lunga serie di capitoli, ciascuno nei propri ruoli, nei propri compiti. Ciò che rappresenta una buona pratica, come ho detto anche brevemente nella mia breve introduzione, è diventato importante promuoverla anche al di là dei confini nazionali. E questa collaborazione fattiva tra l'amministrazione pubblica e tutto il settore privato, sottolineo nuovamente, durante la crisi pandemica ha portato a risultati davvero eccellenti, sui quali, come dire, in molte occasioni tutti ci siamo espressi allo stesso modo. È chiaro che situazioni critiche, come talune indisponibilità, in particolare in un periodo di emergenza, hanno a che fare con un bene comune che è l'accesso ai farmaci. L'accesso ai farmaci è rivolto in primis ai pazienti per i quali si lavora. Aggiungo come nota che sono molto contento che la parola accesso sia diventata una parola comune, non è una parola di nuovo semplice, alcuni anni fa non veniva utilizzata, oggi se ne parla correntemente, penso sia un salto culturale importante, capire che ciò che conta è garantire l'accesso, garantirlo in modo costante e puntuale. Quindi è in qualche modo anche un settore di ricerca tecnica per trovare soluzioni e nuove iniziative che permettano di dare risposte anche ad alcune mancanze strutturali. E aggiungo, anticipo, che anche un prossimo accordo che AIFA sottoscriverà con l'Istituto Farmaceutico Militare cercherà nuovi strumenti per garantire una migliore capacità di importazioni centralizzate su alcuni farmaci che in maniera ricorrente, anche se torno a sottolineare minoritaria, hanno creato problemi che sono stati risolti spesso anche brillantemente dai singoli ospedali. Do quindi inizio ai lavori e torno a sottolineare un mio
profondo ringraziamento al gruppo coordinato dal dottor Di Giorgio, a tutti coloro che sono numerosi, che hanno collaborato a queste iniziative in questi anni e che hanno, torno a dire, portato l'Italia a un livello di assoluta rilevanza europea come modello, e ciò credo possa fare piacere a tutti condividerlo come un ruolo riconosciuto proprio dal livello internazionale. Prego Domenico. Grazie, grazie direttore, grazie per l'apertura e per aver sottolineato il contesto. Si tratta di uno dei progetti su cui abbiamo lavorato in maniera più organica negli ultimi anni, quindi fa piacere chiudere quest'arco con una pubblicazione fatta anche questa in maniera condivisa col supporto del Poligrafico, quindi anche a livello istituzionale in termini di pubblicazioni, perché secondo me, secondo noi, era veramente necessario applicare un modello di approccio scientifico basato sul punto di vista del paziente a quello che era un problema che aveva all'inizio, quando abbiamo iniziato a rapportarci con le criticità che arrivavano dal territorio, che aveva un rilievo mediatico soprattutto, che amplificava il significato reale del problema. Quindi, diciamo, intanto, volendo creare un contesto anche per le presentazioni che seguiranno, torno sul punto che ha già sottolineato il direttore, cioè carenza è un sintomo, cioè la mancanza del farmaco è un sintomo che ha dietro diverse malattie, diverse disfunzioni, e gestirlo in maniera non scientificamente solida, cioè considerando qualsiasi assenza o ritardo del prodotto nella stessa maniera, è un problema a sua volta. Quindi mescolare, come succedeva qualche anno fa, le esportazioni illegali con interruzioni di fornitura legate magari a problemi reali di produzione, o mettere insieme i ritardi nei tender degli ospedali in questo quadro, fa soltanto confusione. Quindi il punto di partenza per noi è stato quello scientifico, cioè il capire che il problema era articolato, che ridurlo a semplificazione e slogan non era sensato, e che quindi era importante intanto condividere un metodo. Venivamo, il tavolo tecnico in disponibilità viene direttamente dal lavoro che AIFA aveva fatto, di nuovo di là dalle proprie competenze, ma a servizio della salute pubblica, sui furti di farmaci. Noi con l'operazione Vulcano nel 2014-2015 abbiamo dovuto mettere le mani insieme a tutte le associazioni della filiera, Carabinieri, NAS, al Ministero, nelle disfunzioni distributive, scoprendo meccanismi che poi sono gli stessi che abbiamo cercato di contrastare nel lavoro del tavolo tecnico in disponibilità. Cioè abbiamo scoperto che nella filiera c'erano delle distorsioni indotte da norme che avevano permesso lo sviluppo di operatori non esattamente aderenti alle norme di buona distribuzione, che servivano soltanto a fare business. Nella indagine sui furti avevamo trovato quelli che servivano a ripulire i farmaci rubati, ma la dinamica con cui invece si rastrellavano e si esportavano alcuni farmaci era sostanzialmente la stessa. Quindi operatori che, lungi dal fare servizio pubblico come richiederebbe la normativa, facevano business attraverso un sistema di valori, ecco, che è centrato sul guadagno. E questo è stato sostanzialmente l'approccio culturale forte del tavolo tecnico di disponibilità. Siamo partiti dalla condivisione del fatto che certe cose erano una distorsione, abbiamo coinvolto in partenza le amministrazioni interessate. Il primo nocciolo del tavolo tecnico di disponibilità è un progetto pilota fatto con i NAS, la Regione Lazio e il Ministero della Salute, che poi ha coinvolto altre associazioni della filiera, perché siamo andati a vedere insieme una serie di operatori che erano chiaramente una distorsione. L'amministrazione aveva i dati per verificare che si trattasse di una distorsione, e lo strumento, i Carabinieri, i NAS, c'è una forza di polizia specializzata per andare a fare le verifiche e gli interventi. Il risultato di questo lavoro fatto nel 2015 è stato poi pubblicato anche in una rivista scientifica. Abbiamo sostanzialmente dimezzato il peso delle esportazioni dei farmaci per cui avevamo problemi di disponibilità, diciamo, intermittente, e
però abbiamo messo le basi per condividere un percorso. Questo è il messaggio forte, secondo me, che dovrebbe venire dal lavoro del tavolo tecnico di disponibilità. Cioè, è stato creato uno spazio per la condivisione delle regole e per la condivisione della percezione di alcuni comportamenti come distorsivi. Quindi, diciamo, il testo condiviso sulla distribuzione, che venne sottoscritto da tutte quante le sigle e da tutte le amministrazioni nel 2016, è un esempio importante, perché con quel documento riuscimmo poi a supportare le regioni in tutti i ricorsi contro gli interventi sulle violazioni della distribuzione, per esempio, ma anche in tempi più recenti su questo spazio di collaborazione, le iniziative che hanno permesso di evitare che l'Italia soccombesse alla carenza dei prodotti da rianimazione durante la pandemia, o anche, parlando sempre dell'ultimo anno complicato, l'intervento fatto con Federpharma e Assogastecnici rispetto alla cosiddetta carenza di bombole, un problema sostanzialmente mediatico che però nel rumore che era stato generato stava causando un problema reale, perché chiaramente con l'allarme sull'assenza delle bombole, le bombole non venivano più ricircolate, perché chi ce le aveva pensava che fossimo sull'orlo dell'apocalisse, quindi preferiva tenersi stretto l'oggetto che invece doveva essere rimesso a disposizione della rete. Nell'ultimo anno abbiamo sviluppato parecchie progettualità innovative, cioè da quelle con Asso Software, per dire che abbiamo fatto entrare nel tavolo una serie di sigle che non sono neanche strettamente del nostro settore, ma con Asso Software il lavoro fatto per introdurre nei gestionali di farmacie e medici i campanelli d'allarme sulle carenze, per fare in modo che il medico stesso non prescriva un prodotto per il quale già sappiamo che c'è sofferenza. O il lavoro sulla comunicazione fatto in particolare per i farmaci per l'epilessia con la società, con la LICE, quindi con i clinici, mettere insieme le buone pratiche regionali con il lavoro dei clinici ci è servito a tappare alcune falle in maniera nuova, cioè in pratica siamo andati a integrare la galenica in maniera sistematica, sfruttando l'esperienza di una regione, la Lombardia, che l'aveva strutturato questo percorso, e siamo riusciti in questa maniera a fornire risposte ai pazienti, che è sostanzialmente il punto di partenza di questo tavolo, uno spazio per la cooperazione e la condivisione di progetti. Faccio un ultimo esempio prima di passare la parola, perché di esempi ce ne saranno altri, però credo che sull'approccio scientifico e strategico del tavolo possiamo senz'altro citare il lavoro fatto sull'esportazione illegale, che è venuta dopo il lavoro del tavolo. Cioè nel 2015-2016 abbiamo fatto quei controlli che dicevo prima su chi esportava illegalmente, ma in maniera tracciata. Sapevamo che, siccome alla base di questa esportazione irregolare ci stava comunque uno spazio di business sul fatto che certi farmaci in paesi come la Germania avevano un prezzo più alto e una richiesta molto alta, ci aspettavamo che sarebbe successo che chi era stato fermato per l'esportazione attraverso il canale tracciabile avrebbe trovato altre strade. Siamo partiti da segnali che ci arrivavano dal territorio rispetto all'esportazione di farmaci senza bollino o con bollino falso, perché in pratica chi prima esportava rastrellando dalle farmacie era passato a rastrellare illegalmente con false prescrizioni, era questo che ci aspettavamo. Quello che abbiamo fatto è stato fare un rapid alert a livello europeo, dove spiegavamo ai colleghi esteri come si controllavano i farmaci che arrivavano dall'Italia. Sulla base di questo rapid alert ci sono arrivati dei segnali, i segnali li abbiamo trasformati in indagini e che ci hanno permesso di trovare operatori irregolari su cui poi NAS sono intervenuti, e di dare un segnale alla rete estera che di lì in avanti, dal 2019, ha iniziato sistematicamente a segnalarci ogni anomalia dell'esportazione. Quindi li avevamo fermati attraverso un lavoro specifico sulle transazioni irregolari, si sono messi a fare il business in un'altra maniera, li abbiamo trovati grazie a un lavoro condiviso con tutto il tavolo e con la rete europea, da lì sono venute fuori indagini e arresti dei NAS. Adesso sappiamo che dobbiamo tenere sempre alta la guardia, però l'approccio è questo:
approccio scientifico, condivisione dei dati, messa in trasparenza, in modo che poi ognuno possa fare il proprio lavoro al meglio, a beneficio appunto dei pazienti. E chiudo qui e sono contento di dare la parola per la prossima relazione a quello che abbiamo a un'associazione specifica che in rappresentanza di tutte le sigle del tavolo potrà raccontare alcune delle esperienze e far vedere quante sono le anime che oggi stanno all'interno del tavolo tecnico di disponibilità. Quindi do la parola a Marcello Pani della SIFO, che dovrebbe parlare, ritengo, dal podio, ma chiediamo ok, grazie. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto AIFA, il direttore generale Mogherini e il dottor Di Giorgio per darci questa opportunità come sigle, e vedremo quante sono queste sigle e come siano anche molto articolate e integrate nella filiera del farmaco. Quindi il compito che mi è stato affidato è proprio quello di introdurre tutte queste sigle che partecipano a questo tavolo così condiviso di dati, di informazioni, anche di tipo scientifico. Il compito che mi è stato dato appunto è quello di rappresentarle in questa presentazione in occasione dell'uscita di questa pubblicazione del tavolo tecnico delle indisponibilità. Un tavolo nel quale il dialogo tra pubblico e privato rappresenta, come è stato ricordato, a mio avviso un fattore importante che per una volta, anche lo voglio sottolineare, rende onore e merito al nostro ente regolatorio che lo coordina e che gli rende merito anche al di fuori dei confini, perché questa attività, come è stato ricordato nella premessa, credo che sia un esempio virtuoso anche per i paesi europei. Detto questo, come vedete dalla prima diapositiva, il tavolo è veramente molto variegato in termini di amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, associazioni di produttori e titolari, associazioni della distribuzione e della logistica, associazioni di titolari di farmacie, istituzioni, società scientifiche, strutture e associazioni del settore della tracciabilità. Iniziando dalle prime, beh, è del tutto evidente il contributo delle regioni a questo tavolo. Si rappresenta in particolare attraverso la vigilanza per limitare gli effetti distorsivi del mercato farmaceutico. Naturalmente un ruolo importante lo hanno anche nel governo regionale delle carenze dei farmaci, sia ospedalieri che territoriali, e voglio ricordare la creazione del gruppo Covid Regioni, che ha operato nel periodo della pandemia insieme alle altre associazioni presenti in questo tavolo, con un compito che non è stato solo quello di dare risposte rispetto all'accesso di alcuni farmaci che evidentemente in quel momento erano giustificatamente carenti, ma anche ha cercato, attraverso il coordinamento di AIFA, di prevenire le situazioni mano a mano che arrivavano i feedback dalle strutture di ricovero e cura del Covid. E la prossima invece riguarda la filiera delle associazioni di produttori e titolari di AIC, partendo dall'AIM, che è l'Associazione degli Importatori dei Medicinali d'Italia. Qua vedete le associate. Questa è un'organizzazione che promuove ricerche, analisi di tipo statistico ed economico sulla importazione e esportazione dei medicinali, ed è un punto di riferimento per i propri associati. Anche questa associazione ha operato nel tavolo tecnico delle indisponibilità in maniera aperta e proficua, con una soddisfazione reciproca. La prossima invece è l'Associazione dei titolari di autorizzazione all'importazione parallela di medicinali dall'Europa.
6 sono i membri di questa associazione che costituiscono il 70% di valore mercato parallelo in Italia. Come la precedente, fa parte del network europeo Affordable Medicine Europe, è un'associazione europea che raccoglie 100 membri e 23 paesi. Costituisce l'80% in volume dell'intero settore. Anche questa associazione ha partecipato attivamente al tavolo e si propone di rappresentare in esso tutti i distributori paralleli, importatori e esportatori che operano in Italia. Lo ricordava il dottor Di Giorgio all'inizio, fa parte anche di questo tavolo l'Asso Gas Tecnici, che evidentemente ha avuto un ruolo importantissimo nella gestione della pandemia per quanto riguarda l'approvvigionamento dei gas medicinali. Qualche numero per mettere in evidenza quelli che sono stati gli apporti forniti in termini di litri di ossigeno, 130 milioni e circa 5 milioni di confezioni di ossigeno domiciliare. Veniamo adesso alle associazioni della distribuzione e della logistica. Come vedete, tutta la filiera è presente in questo tavolo, partendo da ADF, che è l'Associazione dei Distributori Farmaceutici. Questa è un'associazione di categoria che aderisce a Confcommercio Imprese per l'Italia e alla Federazione Europea GIRP. Po' propedeutico, quasi anticipatorio del volume che presentiamo oggi, abbiamo realizzato sempre tutto il tavolo contribuendo ad esso un quaderno qualche mese fa, il famoso quaderno di ADF, che è stato un po' il pilota invece di questa pubblicazione del poligrafico. La prossima associazione è Assoram, che si occupa delle associazioni di operatori logistici e commerciali sulla distribuzione e dei servizi nel settore farmaceutico e healthcare. Anche questa associazione, vedete, rappresenta 127 associati e 160 depositi in tutta Italia, quindi copre quasi totalmente il flusso di rifornimento della filiera a valle verso la distribuzione intermedia e i dispensatori finali. Anche questa associazione naturalmente ha aderito con entusiasmo e convinzione al tavolo e ha attraverso questo portato avanti alcuni best practice o progetti che hanno riguardato un verbale ispettivo condiviso relativo alla vigilanza sui requisiti di compliance alle GDP europee, il dimensionamento degli obblighi sulla specificità dei diversi attori della filiera, aggiornamento del regolatorio anche in chiave di sostenibilità e iniziative per la tutela degli aspetti di sicurezza. Altro esempio di associazione, Federpharma Servizi, che rappresenta 56 magazzini operativi con le aziende di distribuzione intermedia e i servizi di proprietà dei farmacisti. Naturalmente questi sono i primi rappresentanti della filiera che hanno in modo proattivo e coerente lavorato al tavolo per individuare con tutti noi, con tutti gli stakeholder, i cosiddetti ambiti e soluzioni condivise per la filiera. Veniamo adesso alle associazioni della logistica e cominciamo da Assofarm. La partecipazione di Assofarm, che rappresenta le farmacie comunali, anche questa ha avuto il suo contributo nel tavolo delle indisponibilità. E quindi vado avanti, abbiamo Federpharma, e naturalmente Federpharma è la federazione nazionale delle oltre 18.000 farmacie private convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale. Ricordiamo che 6.700 di queste sono rurali e rappresentate dal Sunifar, che è parte integrante di Federpharma. Le farmacie naturalmente sono il front office del Servizio Sanitario nei confronti del cittadino, sono gli operatori chiamati a gestire in prima battuta, in prima istanza, le criticità riscontrate dai pazienti nell'ottenere i medicinali necessari per le loro cure e sono naturalmente anche
un punto importante del nostro servizio sanitario per la gestione della pandemia. Veniamo alle istituzioni e alle società scientifiche, iniziando con il Centro Nazionale Sangue e la Rete Trasfusionale Italiana. Ovviamente la missione di questo Centro Nazionale è quella di garantire l'autosufficienza di sangue, emocomponenti e medicinali emoderivati, garantendo livelli di sicurezza nella donazione e trasfusione del sangue per la tutela della salute dei cittadini, assicurare condizioni uniformi in tutto il territorio nazionale, incentivare lo sviluppo della medicina trasfusionale, dell'utilizzo appropriato della risorsa sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura. Vedete come è stato istituito questo centro presso l'Istituto Superiore di Sanità nel 2007 e moltissime sono le attività di cui si occupa, e naturalmente non poteva mancare al tavolo anche questa associazione. Veniamo adesso alla FOFI, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani. La Federazione è un ente pubblico, non economico, con un compito istituzionale di rappresentare a livello nazionale, europeo e internazionale la professione dei farmacisti e di coordinare l'attività degli ordini territoriali. Il valore aggiunto attribuito a FOFI da questo tavolo delle indisponibilità è stato quello di individuare e precisare le declinazioni del fenomeno, distinguendo tra i cosiddetti problemi produttivi e le distorsioni distributive. La cooperazione e il coordinamento delle iniziative ovviamente è stato un altro elemento importante che riteniamo utile sottolineare. E passiamo adesso alla SIFO. Anche la SIFO naturalmente fa parte di questo tavolo e due sono gli elementi con il quale ha contribuito al progetto del tavolo stesso. Uno è il progetto di adeguamento dei livelli di sicurezza delle farmacie ospedaliere contro il rischio dei furti e la definizione di standard tecnici, anche qui con un manuale fatto assieme ad AIFA. E l'altro progetto invece riguarda il cosiddetto portale Dragost, peraltro in collaborazione con un altro partner del tavolo che è Egualia. Questo è un portale che SIFO condivide anche con AIFA, nel quale vengono per la prima volta messi in rete, il primo portale, i farmaci indisponibili, ovviamente frutto di distorsioni, e questi sono naturalmente elementi importanti che si devono integrare con i farmaci carenti per permettere a questo tavolo anche di fare delle valutazioni e trovare delle soluzioni per i pazienti che naturalmente necessitano di trattamenti farmacologici. Il prossimo invece riguarda una associazione che è la LICE, la Lega Italiana contro l'Epilessia. Questa è un'associazione scientifica che raggruppa i medici italiani che si occupano di ricerca, studio, diagnosi e terapia dell'epilessia. Anch'essa ha aderito al tavolo e sono ben noti i disagi per i pazienti che derivano dalle carenze e dalle indisponibilità, che attraverso anche questa collaborazione sono state minimizzate. Infine, l'ultima diapositiva riguarda le strutture e le associazioni del settore della tracciabilità. In particolare portiamo alla vostra attenzione il consorzio DAFNE con in due DAFNE, la tracciabilità rafforzata, che permette agli attori della filiera di conoscere i livelli di stock e di erogazione dei prodotti aggregati per area e per titolarietà. Infine, consente alle istituzioni di avere accesso e visibilità sulla effettiva disponibilità dei singoli AIC nella rete distributiva, sempre per area geografica e a livello nazionale. E con questo vi ringrazio per l'attenzione e restituisco la linea e il microfono al mio amico Domenico Di Giorgio. Grazie. Va bene. Grazie Marcello per aver dato voce alle varie sigle che partecipano al tavolo.
Questa presentazione era in pratica complementare a quella che seguirà, cioè abbiamo fatto vedere qual era la struttura del tavolo e quanto sia ampio, perché poi all'interno di questo tavolo così ampio ci sono progetti che permettono di raggiungere dei risultati mirando alle sole sigle e ai soli attori interessati. Quindi ho citato prima l'esempio del lavoro fatto con Assogastecnici e Federpharma l'anno scorso sulla presunta carenza di bombole. Nella stessa maniera singoli attori sono stati associati per realizzare progetti specifici su problematiche definite, cioè una volta che appunto si passa dalla definizione generica del sintomo, la carenza, a una valutazione più specifica e scientifica del problema, si scopre che magari per risolvere un certo problema, e quest'estate è capitato per esempio di dover intervenire a supporto di altri paesi che avevano difficoltà con l'ossigeno e la direzione ha potuto contare sulle associazioni del tavolo per risolvere un problema che accadeva in Tunisia in maniera efficace, appunto la modularità ci porta poi a dei risultati operativi. Quindi do la parola a quello che il collega, l'avvocato Emanuele Cesta, che si è sempre occupato della segreteria del tavolo tecnico e che racconterà alcuni dei dati e dei risultati ottenuti praticamente dal tavolo. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto il direttore generale e il dottor Di Giorgio che mi danno la possibilità di parlare, di parlarvi dei risultati conseguiti dal tavolo tecnico a cui partecipo nell'ambito delle attività dell'Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico dalla sua istituzione. Potrebbe esserci l'F5, eccoci qua. E come diceva prima il dottor Di Giorgio, il tavolo tecnico ha preso le mosse nel 2015 da un progetto pilota, quindi come tutte le fasi zero dei progetti si partiva con un'attività nel 2015, diciamo, che nacque da una collaborazione, quindi collaborazione tra AIFA, il Ministero della Salute, il Comando NAS di Roma, che poi fu affiancato anche, ce l'ha fatta, buongiorno, e dai NAS di Latina e dalla Regione Lazio, qui era un progetto che cercava appunto di individuare queste attività che venivano svolte da operatori da grossisti sul territorio sulla base di un elenco di farmaci che noi definimmo sensibili, quindi qualificati, che viene elaborato dalla Federpharma Lazio secondo criteri di priorità, perché già da allora si cominciò a capire praticamente che il fenomeno delle carenze riguarda una fetta specifica di medicinali che per diverse vicende poi di fatto vengono sottratti all'accesso da parte dei pazienti, come diceva il direttore generale. Da questo punto di vista si individuarono una serie di attività che erano di fatto assolutamente compatibili con le attività di parallel export, così come autorizzato dall'Unione Europea. Ce n'erano alcune che erano un pochino borderline e ve ne erano delle altre invece che erano assolutamente al di fuori dell'ambito legale. Quindi transazioni legittime di medicinali che venivano operate da soggetti titolari della duplice autorizzazione come grossisti e come farmacisti, la famosa incompatibilità tra i due ruoli era stata cancellata, abrogata ovviamente dall'intervento del decreto Bersani, attività di accaparramento di medicinali da parte di grossisti che si servivano magari di operatori intermedi per poter effettuare quell'attività di pooling, quindi di raccolta massiccia che precedeva poi la massiva esportazione parallela dei medicinali, ed infine le operazioni di riconfezionamento effettuate da parte di grossisti esseri fittizi che permettevano poi a questi medicinali così raccolti di eludere il sistema di tracciabilità. Perché questo progetto pilota poi di lì a poco consentì la trasformazione in una vera e propria operazione strutturata, cioè si passò di fatto dal progetto pilota al tavolo tecnico come lo conosciamo e che ha ottenuto i risultati che
stiamo scoprendo e che vogliamo, di cui vogliamo dare informazione. Perché in quello stesso periodo in realtà ci furono due provvedimenti, due note circolari, poi entrambe vennero date, comunicate alla stampa come circolari o furono trasformate in circolari. Una nota del giugno 2014, sempre del Ministero della Salute, in materia di indisponibilità di medicinali che richiamava l'applicazione corretta del sistema di segnalazione che era stato introdotto dal decreto 17 del 2014, un importante decreto legislativo che aveva introdotto modifiche rilevanti nel 219, nel quale appunto si invitavano i farmacisti i cui ordinativi non venivano evasi dai grossisti regionali a segnalare questa indisponibilità di medicinali alle autorità locali che avevano rilasciato questa autorizzazione. Alla segnalazione dovevano seguire ispezioni effettuate dal personale competente presso i grossisti che risultavano non in possesso quindi dei medicinali da fornire alla distribuzione locale e malgrado non fossero stati oggetto di segnalazione di carenze e quindi inseriti poi nell'elenco predisposto dall'AIFA. L'altro provvedimento adottato era una nota di risposta del Ministero della Salute a un'istanza della ASL di Mantova che chiedeva chiarimenti in merito alla cessione di medicinali, un'attività che stava prendendo sempre più in piede, la cessione interna di medicinali dal farmacista a se stesso in qualità di grossista, quindi utilizzando praticamente i codici univoci che teoricamente dovrebbero tenere distinte le due attività, ma che di fatto consentivano al grossista di acquisire ulteriori forniture in maniera non legittima, in quanto dalla farmacia, presidio sanitario che dovrebbe prevedere diciamo così, la cessione del farmaco soltanto ai pazienti, l'utente finale, in realtà questi farmaci tornavano indietro e non tramite il canale del reso, insomma, che dovrebbe essere l'unico modo in cui i farmaci dalla farmacia dovrebbero tornare al grossista. Era una nota di chiarimento, assurse a rango di vera e propria circolare, e come spesso accade in questo settore, quando dalla semplice nota si passa da una semplice nota di chiarimento, quindi indirizzata all'interno di un organigramma, si passa all'impugnazione, vuol dire che evidentemente diciamo, qualche interesse cominciava ad essere leso. Entrambi i provvedimenti furono oggetto di diverse impugnazioni sulla base di una presunta lesione di interessi legittimi da parte di soggetti che invece si ritenevano assolutamente autorizzati e assolutamente in condizione giuridica di poter effettuare questa attività. Nasceva un'opposizione, nacque in quel tempo anche un'associazione dei farmacisti grossisti che, se non ricordo male, poi ebbe diciamo, un'attività abbastanza limitata. Il passaggio dal progetto pilota al tavolo tecnico fu una naturale conseguenza di un'analisi di una serie di problematiche connesse alla corretta applicazione di queste normative, perché le norme che regolavano il settore erano obiettivamente dettate da fonti diverse, non sempre erano tra di esse compatibili o immediatamente applicabili, si verificavano situazioni in cui la condotta, pur obiettivamente non conforme alla normativa, non era di fatto sanzionabile o lo era soltanto in parte, come poteva essere appunto l'attività di cessione dal farmacista al grossista dei medicinali e non sempre diciamo, i procedimenti giudiziali che erano stati instaurati poi si trasformavano in vere e proprie condanne oppure le condanne non erano sempre concordi tra di loro, in alcuni casi veniva riconosciuta una sostanziale non punibilità in mancanza di normative specifiche nel settore. In questo senso la sistematizzazione dell'attività del tavolo tecnico, in questo una piccola nota, il tavolo tecnico è divenuto quello che è grazie diciamo, a un motore interno che è il dottor Di Giorgio, come dire, che i partecipanti al tavolo ormai lo conoscono, se in 6 anni di attività abbiamo fatto più di 30, 35, mi fanno ancora male le dita, diciamo, nella redazione dei verbali che sono stati sempre redatti al termine di ogni riunione, condivisi da tutti i partecipanti, se ogni riunione era preceduta dall'ordine del giorno, il giorno prima e nelle ore antecedenti ed era seguita da riassunto dei punti trattati, il collegamento alla registrazione che poteva essere ascoltata e poi la condivisione dei verbali, voi capite che è una macchina da cui non si poteva uscire indenni, quindi il tavolo è diventato quello che è diventato grazie a questa... questo promotore in carne ed ossa.
la naturale evoluzione delle riflessioni e delle discussioni portate avanti nel tavolo fu la redazione e la condivisione del testo condiviso sulla distribuzione dei medicinali, e mi permetto anche qui di dare un piccolo elemento di natura contenziosa. Quando il provvedimento fu impugnato, anche qui da una sfilza di farmacisti grossisti, il TAR, nel momento in cui respinse il ricorso, grazie anche all'intervento ad adiuvandum di tutte le associazioni che intervennero, tutti i partecipanti, le regioni, le associazioni di categoria, che intervennero nel contenzioso, diedero obiettivamente un contributo enorme, perché dimostrarono l'atteggiamento concorde e, convinto di quello che era un punto di arrivo di un percorso, nel redigere un documento che il TAR stesso riconobbe non fosse un atto amministrativo, non poteva esserlo, era un atto di posizionamento, non ne fu neanche riconosciuta la natura di atto di collaborazione tra le istituzioni come previsto dalla 241, era un documento in cui si attestava la concorrenza, la decisione di essere assolutamente concordi ed univoci su una lettura, non era un atto di interpretazione identica per quanto il Ministero della Salute ne fosse parte. Era come dire, noi la pensiamo così e pensarla in maniera diversa non ha senso, e forse anche fu la sua forza, il fatto appunto che non fosse un provvedimento, non c'era la volontà delle istituzioni o delle associazioni di dire qualcosa a qualcuno, era per dire queste sono le norme, in questo modo si tutela la salute pubblica, in questo modo il cittadino è tutelato, e non ebbe alcun seguito. Da quel punto di vista, diciamo così, il rigetto del TAR si concluse con una posizione definitiva. Grazie al tavolo tecnico si è condivisa ed è diventata, potremmo dire, ufficiale, come abbiamo visto anche nella presentazione del dottor Pani, la distinzione che il tavolo ha sempre perseguito, che l'ufficio del dottor Di Giorgio ha sempre perseguito, della separazione da un punto di vista concettuale e anche normativo delle carenze di medicinali rispetto alle situazioni di indisponibilità dei medicinali. Noi abbiamo dovuto attendere fino al 2019 per ottenere dall'ECMEI e dall'EMA un documento, la guida all'identificazione degli stati di carenza, in cui si diceva la carenza è quando un farmaco non soddisfa la richiesta, che però purtroppo dal nostro punto di vista era ancora qualcosa di meno di quanto ci aspettavamo, perché sono due fenomeni distinti che richiedono procedure distinte, interventi distinti da parte dell'autorità e una collaborazione diretta da parte anche delle associazioni di settore. Poi vi aggiungerò un elemento, diciamo, per quanto riguarda l'applicazione della sanzione prevista, introdotta dal Decreto Calabria, per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di preavviso nella comunicazione delle carenze. Ma da allora in poi ormai potremmo dire che è res condivisa il fatto che le carenze siano determinate da problemi produttivi o regolatori quando ci sono procedure autorizzative pendenti o variazioni che prevedono una specifica procedura vista dall'articolo 34,6 per gli obblighi di notifica nel rispetto del preavviso, che ad oggi è di 4 mesi, rispetto alle distorsioni della filiera distributiva che danno adito alle indisponibilità di medicinali. Anche questo è un frutto, è un prodotto, diciamo, di questa collaborazione strutturata. Perdonate la semplicità quasi infantile di queste due slide che seguono, ma ho cercato di mettere insieme veramente tutti gli obiettivi che siamo riusciti ad ottenere tramite la condivisione delle best practice, che è una modalità operativa che è in piedi da anni in ambito di Consiglio d'Europa, cioè condividere ciò che uno sa fare meglio e spiegarlo e magari renderlo applicabile anche da parte istituzioni. E l'attività di network cominciò con la condivisione del template e del verbale ispettivo che ci fornirono i carabinieri NAS all'inizio delle attività. È stato citato prima la collaborazione, il gruppo Covid e Regioni, che ha permesso di superare momenti veramente difficili, forse i più difficili dell'ultimo quinquennio per quanto riguardava l'indisponibilità di prodotti, di medicinali durante le fasi di picco della pandemia da Covid. Il progetto SOS Farmaci, che è stato un progetto di un'attività di raccolta, di pubblicazione di tutti i numeri, le linee dirette che consentono di ricorrere alla distribuzione diretta nei momenti in cui c'è indisponibilità nella rete distributiva, quindi gli SOS, i numeri, i token free che vengono utilizzati per poter contattare direttamente i titolari EC e richiedere la fornitura diretta nelle 48 ore, la formazione degli operatori
fuori l'attività che è stata svolta in collaborazione con la SIFO, perché ci si è resi conto che in realtà le norme poi spesso ci sono procedure specifiche per quanto riguarda l'importazione dei farmaci in stato di carenza, i soggetti o le strutture che lo possono chiedere, ma se poi c'è una mancanza di conoscenza diretta delle norme da parte degli operatori sanitari sul territorio, la procedura non parte o semplicemente si arresta e quindi il paziente rimane senza farmaco. La diramazione delle carenze e dei blocchi all'esportazione, i blocchi all'esportazione è altro strumento, diciamo, di cui siamo alla fine venuti in possesso soltanto al termine di lunghissime discussioni e confronti in ambito comunitario. Il fatto di poter utilizzare una rete così ampia, di fatto l'intera rete dell'ambito distributivo, per poter condividere, informare i soggetti e far arrivare l'informazione direttamente sul territorio quando c'era una nuova carenza in arrivo o quando si adottava un provvedimento di blocco dell'esportazione, talora anche violati nel rispetto, diciamo, dell'obbligo di servizio pubblico e dei divieti introdotti dopo la riforma, diciamo, sì, la modifica dell'obbligo di servizio pubblico sempre introdotto dal decreto 17 del 2014. La condivisione delle delibere regionali, che a me personalmente ha aperto un mondo. Ricordo quando la Regione Liguria ci condivise la delibera che avevano adottato per quanto riguardava le modalità di spacchettamento e distribuzione dei vaccini sul territorio, che fu illuminante e come dire, vera dimostrazione di come a livello locale ci si industri per risolvere problemi, ed è forse un'attività di cui non c'è abbastanza informazione a livello giornalistico. Lì progetti editoriali, abbiamo parlato del quaderno DF che è stato dedicato, il numero speciale che è stato dedicato, ringrazio di nuovo qui il dottor Scrofina che è presente in sala, per la prima pubblicazione che fu dedicata alle attività del tavolo tecnico. Le problematiche delle mancate forniture dei medicinali in ambito ospedaliero, in ambito, diciamo, di procedure di procurement e di affidamento di forniture di medicinali, che ha messo letteralmente nei guai moltissime strutture sanitarie, non soltanto per problemi, diciamo, di carenza vera e propria, ma talora per insufficiente disponibilità di medicinali per coprire gli obblighi di fornitura, quindi l'applicazione delle eventuali penali e le relative conseguenze. Il portale Dragost, che è stato creato, come ci ricordava il dottor Pani, in collaborazione con AIFA, per quanto riguarda, e rileggevo prima sull'home page, con la chiara indicazione che il progetto Dragosta affianca la gestione delle problematiche di carenze, perché si occupa delle indisponibilità, quindi di un problema di natura distorsiva. I chiarimenti sulle carenze, come le definisce il dottor Di Giorgio, le carenze giornalistiche, quelle che poi finiscono sulla bocca, diciamo, del cittadino, perché vengono definite tali, quando poi in realtà sono momentanee situazioni di indisponibilità che poi, diciamo così, attraverso un po' la distorsione dell'informazione danno adito a pseudo carenze, che poi in realtà carenze non solo, che poi determinano situazioni di accaparramento da parte dei pazienti che si sentono in pericolo. E queste sono, diciamo, tutte attività che di fatto sono già implementate, ve ne sono accanto altre che sono in fase di implementazione o in imminente adozione, la collaborazione con la LICE per quanto riguarda la problematica dei farmaci epilettici, i progetti sulla tracciabilità rinforzata e Into Daphne, di cui ancora ci parlava prima il dottor Pani, le modalità di segnalazione delle indisponibilità. Il problema a volte è che gli strumenti che anche la normativa ci mette a disposizione, se non vengono applicati in maniera corretta, noi riceviamo tutt'oggi quantità di segnalazioni di indisponibilità di farmaci da parte delle farmacie del territorio, pur non essendo assolutamente legittimati a riceverli e non potendo in alcun modo intervenire. Quindi smistavamo una quantità di comunicazioni alle regioni competenti dicendo: guardate, ci segnalano questo, ma purtroppo non dovrebbero arrivare qui da noi. Le discussioni condotte con i colleghi dell'associazione dei distributori per quanto riguardava le nuove GDP, tuttora in fase di elaborazione ma che il settore sta aspettando da tempo, gli alert sulle carenze nei gestionali delle farmacie, perché i software tuttora in utilizzo ovviamente se non sono in grado, potremmo dire, gli operatori, è difficile che un software lo possa fare da sé, riconoscere la differenza tra una carenza e un'indisponibilità e quindi dare al farmacista un'informazione diversa rispetto a quella effettiva sulla quale poi bisogna effettuare determinate valutazioni. Le discussioni sulla
declinazione dell'autorizzazione alla distribuzione, che a tutt'oggi richiede forse un intervento e che in un certo senso il settore ha quasi subito da questo punto di vista, perché diversificandosi le tipologie di autorizzazione ne derivano poi anche diverse applicazioni o necessità di intervento particolari a seconda dell'ambito operativo in cui il distributore può effettivamente esercitare la sua attività. E la collaborazione con l'ISS per quanto riguarda la imminente o già attuale in alcuni casi carenza di immunoglobuline, essendo drasticamente diminuito l'afflusso sanguigno, perdonatemi il termine tecnico, però insomma durante il periodo del Covid c'è stata molta meno raccolta e quindi si sta purtroppo lavorando su una disponibilità molto, molto inferiore. Ho inserito in questa fase, ecco, diciamo, la discussione per quanto riguarda la dotazione minima del 90%, che è stato forse uno dei temi forse capostipite nell'attività del tavolo tecnico, che è stata condotta nel corso degli anni in maniera sistematica. Fu indetto una sorta di sottogruppo interno sulla quale discutere, perché era obiettivamente un elemento che coinvolgeva la stragrande maggioranza dei componenti, inclusi i NAS, che chiedevano chiarimenti sulle modalità. Molto spesso i NAS si ritrovavano ad aver adottato provvedimenti sanzionatori nei confronti di operatori che magari si ritrovavano minimamente al di sotto della, diciamo, della soglia, a fronte di altri operatori, rilevava il dottor Di Giorgio, totalmente fuori dal quadro normativo, che invece riuscivano a rimanere indenni da sanzioni o provvedimenti, perché di fatto c'era incertezza su quello che fosse la base di calcolo della dotazione minima del 90%. Il 90% di cosa? E ripeto, le discussioni sono state condotte in maniera serrata, con contributi da parte di tutti i partecipanti, e anche in tal caso, diciamo, si prese mosse da una delibera della Regione Sicilia, che comunicò in maniera totalmente autonoma per la prima volta come in realtà la base di calcolo dovesse essere modificata e opportunamente ridotta in considerazione di una serie di fattori che dovevano diminuire drasticamente il numero dei farmaci da tenere a base di riferimento, quindi non l'intera lista, diciamo, dei medicinali in classe A autorizzati dall'AIFA, quindi non tutte le referenze, ma previa detrazione di una serie di elementi, quindi ovviamente i medicinali in carenza, i medicinali che erano in DPC, i medicinali periodicamente indisponibili in ragione, diciamo, di specifiche fatture, una valutazione più qualitativa che quantitativa delle referenze, diciamo, che devono essere reperibili presso le farmacie, nonché i medicinali per DNA smaltimento scorte, che risultano ancora disponibili alla rete distributiva, ma in realtà in via diciamo di esaurimento fino al termine delle scorte disponibili o dei termini entro cui lo smaltimento poteva essere fatto. Questo lavoro è stato indirettamente, potremmo dire, riconosciuto, certificato dal DDL concorrenza, che è stato numero 99, che ha riconosciuto, diciamo, la funzione di AIFA, quindi un compito specifico che AIFA dovrà assolvere, qualora dovesse essere poi, diciamo, concretizzarsi in un provvedimento normativo, di individuare e pubblicare entro il 1° aprile di ogni anno l'effettivo numero, l'effettiva lista, diciamo, dei medicinali sulla base del quale dovrà essere effettuato questo calcolo del 90%. Vorrei chiudere con una slide un po' iconica ed evocativa. L'ufficio stampa me l'ha passata e quindi io ve la posso esibire. Questa era la famosa offerta di Morpheus a Neo, quando diceva: vuoi la pillola blu o la pillola rossa? La portiamo nel nostro campo. Quando si parla di carenza o di indisponibilità, non c'è né la blu né la rossa, quindi il problema parte da quello. Quando c'è il rischio che nella filiera siano entrati farmaci contraffatti, forse è il caso di non prendere né l'una né l'altro, ci vorrebbe qualcuno che, diciamo, lo spiegasse. Da un punto di vista più pratico, e per autocelebrarsi un pochino, visto che alla fine, diciamo, il lavoro è stato lungo e complicato e ogni tanto possiamo anche riconoscerci i meriti conseguiti, a mio parere con il tavolo tecnico noi abbiamo preso la pillola giusta, nella tana del bianconiglio ci siamo entrati e la stiamo scandagliando sempre di più. Grazie mille. Grazie, il prossimo intervento sarebbe stato in presenza da parte dei colleghi del Poligrafico per la
per il lancio della pubblicazione, che è parte di una collaborazione più ampia fra AIFA e Poligrafico. I vincoli Covid hanno fatto sì che il relatore del Poligrafico non potesse essere in presenza, quindi ci ha mandato un video che adesso lanceremo, quindi l'ingegner Luca Sciascia partecipa, diciamo, in formato virtuale. Buongiorno a tutti. Tutela della salute pubblica è uno degli elementi che accomuna il Poligrafico e AIFA, una collaborazione che si basa su questa missione e che dura da molti anni, finalizzata in particolare al rafforzamento e il potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto alla contraffazione dei medicinali, anche attraverso una maggiore digitalizzazione dei sistemi di investigazione e repressione. Ci siamo concentrati recentemente sullo sviluppo di attività di diffusione dell'informazione di fonte pubblica, volte a prevenire il crimine farmaceutico e sensibilizzare tutti gli operatori coinvolti su questo tema. Con questo presupposto è stata inaugurata una sezione del catalogo con il marchio editoriale della Libreria dello Stato, dedicata ai temi della tracciabilità e del fenomeno della contraffazione dei farmaci. La Libreria dello Stato è il prestigioso marchio che identifica l'attività editoriale del Poligrafico. Le prime due opere pubblicate sono il report Fake Share, dedicato all'attività realizzata nell'ambito del progetto europeo di cooperazione intelligence per il contrasto della vendita online di medicinali illegali o contraffatti, di cui AIFA è istituzione ideatrice e capofila, e il report di Italian Drug Traceability System, incentrato alla descrizione del sistema di tracciabilità dei farmaci nel nostro paese, con focus sulle caratteristiche di sicurezza dei bollini farmaceutici, oltre che a concreti casi di studio nella lotta alla contraffazione. Il Poligrafico, oltre alla pubblicazione, ha collaborato alla stesura insieme ad AIFA e il Ministero della Salute. Oggi siamo qui per raccontarvi un ulteriore elemento di valore frutto della nostra collaborazione, che si è aggiunto alle altre pubblicazioni edite dalla Libreria dello Stato. Il volume Il tavolo tecnico in disponibilità, stampato in più di 3.000 copie, è costituito da 88 pagine ed è stato realizzato in continuità con i precedenti della collana tracciabilità. Presenta un formato maneggevole, quindi facile da portare con sé e poterlo consultare in qualsiasi momento. È stata utilizzata una brossura fresata di qualità con elevata grammatura e una carta patinata opaca. La pubblicazione ha come obiettivo quello di raccontare un modello di successo, un luogo di riferimento nato per il dialogo e scambio di informazioni, una task force operativa informale e non gerarchizzata, ma altamente specializzata ed efficace proprio per le caratteristiche indicate. Il Poligrafico da alcuni anni partecipa al tavolo, contribuendo in modo fattivo ad uno scambio proficuo e ad una efficace collaborazione con tutti gli stakeholder del settore, supportando le attività e le iniziative che hanno come obiettivo comune la tutela della salute. La cooperazione ha infatti portato ad una serie di risultati, tra cui la partecipazione al tavolo tecnico europeo TAIEX nel febbraio di quest'anno, nell'ambito del quale il Ministero della Salute, AIFA, Poligrafico hanno presentato e descritto allo Stato di Israele l'efficacia del sistema italiano di tracciabilità e anticontraffazione dei farmaci ad uso umano. Difendere e sostenere l'efficacia del nostro modello, basato sulla combinazione di un elemento fisico, quello del bollino farmaceutico prodotto dal Poligrafico, e del sistema di tracciabilità informativo del Ministero della Salute, ci porta a rivolgere a tutti l'impegno a garantire e a crescere la sinergia virtuosa tra tutte le istituzioni coinvolte. Con la produzione di oltre 2 miliardi di bollini farmaceutici all'anno forniti alle aziende, il Poligrafico contribuisce a tutelare la salute dei cittadini, la tracciabilità dei farmaci, nonché il controllo e il monitoraggio della spesa sanitaria nazionale. Auspico fortemente che quanto realizzato fino ad oggi possa continuare e crescere ulteriormente attraverso una maggiore raccolta e valorizzazione delle buone pratiche, consentendo di raggiungere sempre più obiettivi di sensibilizzazione e consapevolezza in tema di tutela della salute pubblica. Ringrazio AIFA per aver contribuito a tante iniziative di rilievo come questa, tutti i partecipanti del tavolo tecnico in disponibilità, e vi ringrazio per l'attenzione. Buona giornata. Ok, ringrazio il Poligrafico, l'ingegner Sciascia, ma diciamo
tutta la struttura ha collaborato in maniera molto fattiva a iniziative, quella del TAIEX non l'avevamo citato, è stato un altro esempio della collaborazione modulare all'interno del tavolo, c'era una richiesta della Commissione Europea inerente alla tracciabilità, abbiamo visto quali attori potevano collaborare al progetto, oltre a quelli citati c'era anche Farmindustria che ha fornito propri esperti, il consorzio Daphne, quindi anche la parte privata ha supportato e quindi abbiamo potuto promuovere una buona pratica nazionale al di fuori dell'Unione Europea, proprio per testimoniare del fatto che il tavolo, come tutte le testimonianze che abbiamo visto prima hanno riconosciuto, rappresenta una buona pratica, un ambito in cui si riesce a fare sistema tenendo anche alto il livello di discussione tecnica, mantenendo un approccio informale che ci consente di indirizzarci verso i problemi in uno spazio di collaborazione trasparente tra pubblico e privato nelle loro varie anime e nei vari livelli. E, diciamo, alcuni degli strumenti che verranno, che Emanuele Cesta ha raccontato, cioè l'alert nei gestionali, o anche la guida per le farmacie che è stata diffusa quest'estate e quelli che verranno, cioè altri strumenti che stiamo già definendo, il lavoro di prevenzione delle possibili carenze future di plasma derivati su cui stiamo lavorando col CNS o adesso il lavoro che intraprenderemo per la Commissione Europea della conduzione come Italia della Joint Action Against Shortages, quindi un ruolo ufficiale istituzionale dell'Italia, dell'AIFA all'interno del network internazionale, sono tutte dimostrazioni della bontà dell'approccio. D'altronde anche la modifica del DDL concorrenza che è stata citata poco fa, che nel riconoscere un possibile ruolo di AIFA implicitamente riconosce quello del TTI, cioè del tavolo tecnico, che è la fonte da cui può avvenire poi lo spunto per l'individuazione dei vincoli sull'applicazione di una normativa sulla distribuzione. Sono tutte dimostrazioni di un valore aggiunto dove lo spazio di confronto trasparente fra pubblico e privato ci porta a soluzioni che vanno a beneficio del paziente. Quindi quello che va tenuto presente è che parliamo di un problema reale, cioè qualsiasi rete distributiva reale, fisica, ha dei problemi di anelasticità, di difficoltà, per cui ci sono delle difficoltà temporanee e sarebbe sciocco negare che ci sia il problema, cioè noi siamo partiti proprio dal riscontro del fatto che il cittadino poteva andare in farmacia e non trovare quello che cercava. La cosa importante è che, sapendo che la filiera è così complessa, evitare del tutto i problemi è impossibile, però bisogna avere subito soluzioni tempestive per andare a ovviare in maniera più creativa possibile. Citavamo prima il lavoro fatto con l'Alice e le regioni per i prodotti per l'epilessia, cioè avere a disposizione un arsenale così ampio, così tanti stakeholder che possono intervenire, è sicuramente una garanzia per il sistema. E il dato che citava il direttore all'inizio, il fatto che sia l'Italia a citare la Joint Action, a guidare l'azione del progetto europeo sulle carenze, è una dimostrazione del fatto che il valore delle buone pratiche e dell'approccio scientifico dell'Italia ha riconoscimenti anche a livello internazionale. Ora, chiaramente noi vediamo questa pubblicazione e questo incontro un po' come un punto a un termine di un arco di attività. Ci sono state tutta una serie di valutazioni che abbiamo condiviso su quale fosse la maniera migliore per far continuare il lavoro del tavolo, perché sicuramente il tavolo è uno strumento utile. Secondo noi uno dei valori aggiunti è la sua informalità, quindi andare a ingessarlo con una maggiore formalizzazione secondo noi tradirebbe lo spirito del tutto, però va reso più efficiente, quindi stiamo lavorando anche all'interno di AIFA e con diversi dei partecipanti alla costruzione di strumenti informatici che verranno, un sito dedicato un po' più mirato anche a rispondere alle domande dei pazienti, all'interno del quale ci sarà una redazione diffusa all'interno del tavolo, quindi diverse sigle parteciperanno mettendo sul tavolo, come hanno fatto durante questi 5 anni, delle ore uomo, cioè del lavoro fisico, perché se dobbiamo portare avanti il progetto di un sito che risponda ai cittadini è importante anche un supporto di redazione. Ci sono diversi volontari all'interno del tavolo che testimoniano proprio
dell'approccio positivo che c'è sempre stato, anche perché ecco, a chiusura magari sottolineerei che è un tavolo che è sempre stato fatto anche di persone, cioè di rapporti interpersonali che hanno funzionato bene, di eccellenze anche in termini di attività e di esperienza che sono state messe a disposizione. E qualcuno, sono stati citati un po' tutte le sigle, i partecipanti, e io aggiungerei almeno rispetto al lavoro fatto per la pubblicazione, abbiamo citato prima il quaderno di ADF che è stato la base per la pubblicazione, c'è qui Giuseppe Scrofina che aveva curato quella pubblicazione, che è sicuramente una delle persone che hanno contribuito a questo specifico progetto e anche a molte delle attività del tavolo tecnico, così come il formato agile, quadrato e coerente con le nostre pubblicazioni che è stato citato dall'ingegner Sciascia, viene da Giampaolo De Rossi che è sempre stato il nostro grafico, che era nell'ufficio e ha sempre supportato le attività dei progetti editoriali dell'agenzia. Quindi cito le persone, ne cito due di quelle hanno collaborato specificamente, per citare tutti gli altri, cioè sicuramente quello che è stato costruito è basato anche sulla consapevolezza del fatto che lavorando insieme in questa direzione si raggiungono risultati più significativi. Quindi troveremo sicuramente la maniera per dar seguito alle attività del tavolo. Il tavolo continuerà col suo formato, probabilmente con una linea un po' diversa per prendere atto di quello che è già stato fatto in questi anni. Comunque speriamo che questo modello di collaborazione che abbiamo già utilizzato e che deriva dalle esperienze che AIFA aveva fatto sulle attività di contrasto al crimine farmaceutico, per esempio, le varie task force e le conferenze dei servizi che utilizziamo per tutti questi temi trasversali. La mancanza di farmaci è uno di questi problemi, come ho detto all'inizio è un sintomo, abbiamo condiviso col tavolo molte delle strade per aggredire le malattie e le distorsioni invece che i sintomi, e troveremo sicuramente una maniera per proseguire questo progetto nella maniera più efficiente possibile. Chiuderei qui ringraziando tutti quanti per la partecipazione, avevamo lasciato uno spazio per le domande e risposte, quindi aspettiamo per rispondere agli eventuali quesiti. Grazie a tutti. Cosa pensa il nostro coordinatore e anche i presenti, ammesso il nostro coordinatore, come penso, li voglio coinvolgere nella risposta, almeno idealmente, dell'ipotesi di dare un piccolo ruolo passivo, diciamo non attivo, ma una introduzione calcolata ad associazioni di cittadini, consumatori, utenti, pazienti o come li si voglia chiamare. Dico questo perché avremmo, nella mia modesta persona, un canale, diciamo, attraverso il quale si possa coinvolgerli, ma in qualche modo controllare quella che l'avvocato Cesta ha chiamato la bocca del cittadino. E dato che io, avendo concluso il mio ruolo professionale, ho ripreso, mi hanno invitato caldamente a riprendere il mio ruolo nell'Asso Utenti, che è una delle associazioni di consumatori utenti strettamente, diciamo, molto attiva anche nell'ambito della consulta
gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico, quindi diciamo massimo riconoscimento insieme a tante, a parecchie altre associazioni nazionali, e che io avevo fondato 40 anni fa, poi naturalmente essendo impegni volontari ho messo da parte e ho svolto la mia vita lavorativa. Dopo una vita lavorativa riprendo il mio impegno con l'Assoutenti, che è collegata con tutte le significative associazioni di consumatori, le quali ogni tanto sono emerse nella storia del tavolo tecnico, ma in un modo, come possiamo dire, a dir poco disorganizzato, per non dire infelice o sguaiato o comunque non in linea con la più stretta deontologia che tutti devono avere, anche le associazioni di consumatori. Ecco, quindi la mia domanda al coordinatore è se vede in uno sviluppo futuro un cauto e coordinato coinvolgimento attraverso la mia persona di fondatore dell'Assoutenti di quel mondo che ha un certo ormai rilievo e una certa numerosità anche tra i cittadini italiani, anche se l'Italia non è stato tradizionalmente un paese di grande sviluppo del consumerismo. Grazie. Grazie del quesito. Sicuramente la collaborazione con le associazioni di consumatori e di pazienti c'è sempre stata nel tavolo, non direttamente con una partecipazione di associati, ma piuttosto attraverso il filtro che fa l'ufficio, che delle istanze delle associazioni poi riportava al tavolo quelle su cui era necessario intervenire. Il lavoro fatto per esempio sui prodotti per l'epilessia è chiaramente derivato dalle segnalazioni che ci arrivavano delle associazioni dei pazienti, quindi un orecchio alle associazioni c'è istituzionalmente da parte dell'ufficio, che lo riporta al tavolo. Sicuramente, come avevamo fatto anche per le task force che si occupano di falsificazione dei farmaci, un ruolo attivo delle associazioni è possibile, dovrebbe passare però appunto attraverso delle aggregazioni. È stato citato il tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico, che è il nostro referente, cioè da lì dovrebbero venire i rappresentanti. Sicuramente c'è piena disponibilità ad aumentare il coinvolgimento di queste sigle e chiaramente poter avere come interfaccia esperti che hanno già partecipato ai lavori del tavolo sarebbe sicuramente un valore aggiunto, perché e lo abbiamo sperimentato durante uno dei processi seguiti quest'anno, cioè lo Structured Dialogue che la Commissione Europea aveva attivato sul tema delle carenze. La partecipazione disordinata di voci di tutti gli ambiti difficilmente permette di raggiungere il tipo di consenso che invece è stato alla base dei lavori del tavolo. Quindi sì, cauta apertura mi sembra il punto corretto e ne riparleremo senz'altro. Rispondo a un quesito che è arrivato sulla chat prima di dare la parola a Mila De Jure di Assoram, un altro dei partecipanti storici di questo progetto. E, carenza in disponibilità di amoxicillina pediatrica, ecco, questo è un buon esempio. Si tratta di una casistica su cui c'è un'informazione ufficiale, il prodotto è nella lista dei carenti di AIFA, quindi è possibile accedere agli strumenti che vanno contro le carenze, quindi non si tratta di un problema distributivo ma di un problema produttivo. Nel documento che pubblica settimanalmente AIFA sulle carenze di medicinali c'è anche l'indicazione dello strumento necessario a risolvere il problema, che può essere in questo caso verosimilmente l'importazione del prodotto estero, che è un flusso di risoluzione del problema sul quale stiamo lavorando insieme alle regioni per strutturarlo al meglio. Oggi l'ufficio gestisce diverse migliaia di autorizzazioni ogni anno all'importazione, più
qualche centinaio di importazioni centralizzate sui titolari AIC, cioè quando il farmaco manca è possibile reperirlo dall'estero, lo possiamo fare centralmente attraverso il titolare AIC oppure localmente attraverso le strutture che importano. Con le regioni abbiamo sperimentato già da un paio d'anni delle importazioni centralizzate, lo abbiamo fatto l'anno scorso anche per alcuni vaccini con alcune regioni e lo abbiamo fatto in maniera sistematica per gli anestetici durante il periodo della pandemia. Sicuramente anche su questo continueremo a lavorare, perché poter centralizzare le importazioni e, come ha detto prima il direttore, utilizzare magari le strutture dello Stato esistenti come il farmaceutico militare, come sponda per importazioni di sistema a beneficio di tutta la nazione, è sicuramente uno degli strumenti su cui investiremo di più, perché sarebbe una soluzione importante. Parola a Mila De Jure di Assoram. Grazie. Innanzitutto i miei personali complimenti a te, perché questo che è un progetto di successo è partito all'inizio con pochi mezzi e tantissimo entusiasmo, io me lo ricordo, e l'entusiasmo ha fatto miracoli. Da legale avverto un'esigenza che credo non possa essere trascurata, quella di, probabilmente, questo è un suggerimento, andare a creare una piccola task force, un piccolo gruppo di legal, delle aziende, delle associazioni, delle istituzioni, quindi la parte preponderante dovrà essere fatta dagli uffici legali delle istituzioni, per andare a leggere nella maniera sempre più puntuale quelle che sono le evoluzioni. Siamo di fronte a delle rivoluzioni dal punto di vista regolatorio, come quella che si prospetta per quanto riguarda il regolamento europeo dei farmaci ad uso umano, e tutto quello che significherà in termini di buone pratiche di distribuzione, auspicabilmente con un regolamento di esecuzione come già avvenuto per i farmaci d'uso veterinario. Non possiamo permetterci di non avere uno zoccolo duro di confronto d'altissimo livello dal punto di vista regolatorio, e soltanto i tecnici potranno portare valore aggiunto, perché sennò ci ritroviamo molto spesso ad ipotizzare soluzioni, e queste soluzioni le prospettano soggetti che non hanno la modalità e il pensiero giuridico, e quelli sono mestieri diversi, per cui dobbiamo partire a mio avviso da questo zoccolo duro di super tecnici che faranno a mio avviso un lavoro di supporto straordinario a tutto l'egregio lavoro che è stato portato avanti fino ad adesso. Grazie. Grazie, condivido l'auspicio. Sicuramente nelle esperienze che abbiamo fatto come AIFA negli ultimi 10 anni e più, quelle in cui si è riusciti a lavorare facendo sistema sono quelle che ci hanno portato a dei risultati più significativi. Nella negoziazione della direttiva 2011-62, quindi parliamo di 10 anni fa e più, il fatto che proprio sul fronte legale AIFA e Ministero abbiano fatto fronte comune ci ha garantito di poter tutelare l'asset della nazione, della tracciabilità, come ricordava prima l'ingegner Sciascia, andando a costruire valore proprio grazie alla messa in comune di competenze. Quindi senz'altro, secondo me, siamo nella posizione di poter fare veramente sistema in maniera efficace verso l'Europa. Abbiamo su tutti i fronti delle eccellenze, abbiamo un'esperienza che negli altri paesi non c'è di collaborazione strutturata su certi temi a tutti i livelli, perché poi anche la collaborazione con le regioni è un enorme valore aggiunto che non viene compreso appieno, secondo me. Noi nella coda dell'operazione Volcano che raccontavo ci siamo scontrati con la difficoltà dei rapporti fra amministrazioni centrali e periferiche in altri paesi europei, dove bisognava fare degli interventi nel 2015 e non sono stati fatti perché i livelli locali non erano disponibili a discutere con i livelli centrali. Poi nel 2018 si sono ritrovati con lo stesso problema in maniera ancora più grave. Quindi abbiamo molti valori aggiunti da portare a sistema, e il fatto che ci siano esperti di livello nelle varie istituzioni e nelle varie sigle che partecipano al tavolo è sicuramente uno spunto importante anche sul fronte giuridico, anche perché in realtà noi parliamo di amministrazione più che di tecnica, cioè molte delle cose che abbiamo fatto
derivano proprio da una rilettura delle norme. Il testo condiviso è un esempio e quello è stato fatto proprio grazie alla collaborazione fra gli esperti giuridici del Ministero, dell'Agenzia e delle varie sigle. Quindi sì, è un auspicio che cogliamo senz'altro. Ok, non vedo altre... Sì, vedo altre domande. Nel quadro della scarsità di materie prime, in che modo influisce la scarsità dei principi attivi prodotti principalmente in Asia? Beh, questo è un problema strutturale di cui si occupa anche l'Europa, cioè sicuramente uno dei problemi alla base della carenza vera e propria, cioè non della indisponibilità dei farmaci, ma della carenza produttiva, è il fatto che su alcune produzioni meno remunerative, il trasferimento delle produzioni al di fuori dell'Europa ha generato una vulnerabilità. Lo Structured Dialogue organizzato quest'anno sul tema dalla Commissione europea ha identificato questa anche fra le direttrici di sviluppo, cioè sicuramente avere delle produzioni di materie prime critiche in Europa sarebbe importante. Da questo punto di vista ricordiamo comunque che l'Italia è il primo produttore europeo e il terzo produttore mondiale, quindi siamo comunque noi già come sistema molto forti. Sicuramente se ci fossero esperienze come quella del nostro farmaceutico militare gestite a livello più strategico ed europeo, cioè avere delle produzioni europee d'emergenza, questo potrebbe sicuramente aiutare. È chiaro che qualunque produzione, cioè le vulnerabilità della produzione sono uno dei temi forti su cui si sta ragionando a livello europeo. Con questo direi che possiamo chiudere, sono finite le domande, grazie a tutti e niente, buona lettura.